Siamo con Alessandro Birindelli, il nuovo, non per Empoli, ma per la Primavera, il nuovo allenatore della Primavera Azzurra 2023-2024. Alessandro, come l'affronti? E non sarà un campionato facile, ovviamente. No, innanzitutto con grande emozione, con grande gratitudine da parte mia verso chi ha voluto che facessi questo salto. E quindi per me è motivo di orgoglio, perché ho vissuto questo campionato da ragazzo qui a Empoli, quindi conosco l'importanza, che vale per la società. Campionato difficile perché con queste retrocessioni c'è sempre da capire bene come andare a costruire questa squadra tra quote e non quote, e quindi siamo qui, che ci aspetta un lavoro importante, però sono sicuro che grazie alla società, ai direttori Bargagna, Silvestri, ma anche lo stesso Accardi ci daranno e mi daranno una grande mano per cercare di portare all'inizio del campionato un gruppo solido e compatto per affrontare questo campionato. Senti, è un campionato, si dice che è la Serie A dei giovani praticamente, perché effettivamente c'è una qualità molto alta e una forte combattività. Qual è l'obiettivo stagionale che ti prefiggi e che la società ti ha dato? No, sicuramente avere un'identità, quindi crescere i giovani per poi poterli presentare alla prima squadra, quindi creare più rapporto tra il nostro staff e staff della prima squadra per accompagnare meglio questi ragazzi in un percorso nuovo che è quello della Serie A e di una prima squadra. Quindi è importante quindi capire anche i carichi dei ragazzi, dove bisogna migliorare, dove bisogna andare a modificare qualcosa. Quindi già questa vicinanza tra i due staff ci può permettere, ecco, di crescere più velocemente il talento e il ragazzo di prospettiva. E poi purtroppo, come dicevamo a telecamere spente, c'è un risultato perché ci sono le retrocessioni, quindi bisogna stare attenti anche a questo, però sono sicuro che col lavoro e con la collaborazione di tutti, ecco, l'obiettivo lo possiamo raggiungere tranquillamente. Senti, ancora non è niente di definito, però la Lega Serie A sta pensando a un cambiamento della Primavera per l'età, eccetera. Quindi tu avrai i 2005, che sono la base, qualcuno del 2004, qualcuno del 2006, saranno questi tre più o meno il mix che dovrai fare. Esattamente, sarà questo il mix. Noi in questo momento attenzioniamo, ma proprio per idea, un pochino più 2005-2006 di Giustamente. prospettiva, perché pensiamo che questa società, per storia, debba fare questo, e comunque anche per casse, perché comunque andare a prendere un 2004 per tenere solo un anno, farti un campionato e pagare un prestito oneroso non fa parte del nostro pensiero di calcio, quindi preferiamo far crescere uno in più dei nostri. Ti ripeto, col rischio che possa implicare in qualche risultato in meno, però alla lunga ci porta a un obiettivo importante che è quello poi di dare alla prima squadra giocatori. Senti, questo fare giocatori è un po' un costume, una storia dell'Empoli, tu ne sei un esempio perché tu hai giocato nella primavera dell'Empoli, quindi ecco, volevo sapere da te che se hai fatto il settore giovanile, ci cioè hai giocato da giocatore, come allenatore, che cos'è cambiato nel settore giovanile del calcio d'Italia da quando giocavi te a oggi? Ma sono cambiate tante cose, tante metodologie di lavoro, tanti pensieri che poi si uniscono e si intersecano e quindi creano dei gruppi all'interno della società, dei mini gruppi dove poi c'è un confronto sempre diretto e quotidiano, e questo ti permette sempre di essere all'avanguardia su tutto. C'è un confronto anche con società estere, con le quali abbiamo dei gemellaggi, e quindi c'è anche uno scambio culturale di quello che si fa anche fuori dall'Italia, e serve per poi integrare, non perdere quello che sappiamo fare, perché a volte Certo. andiamo dietro a delle mode e dimentichiamo quello Che che sappiamo sappiamo fare. fare. Quindi andare a far coincidere la nostra cultura insieme ad altre culture, con l'innesto di altre culture. E grazie a degli staff importanti e tanti ragazzi che anche nell'attività di base
sono ragazzi che ti possono dare degli spunti. Chiaramente il confronto continuo fa crescere il movimento, fa crescere gli allenatori e mette a disposizione all'ultimo, che sono io della primavera, pensa quante opportunità ho sotto dove posso accingere. Questo penso sia la cosa più importante. È chiaro che bisogna avere una mentalità aperta e non chiusa. Quindi l'allenatore moderno, l'allenatore specialmente del settore giovanile, deve essere un allenatore aperto a tutto, ecco, non può essere vincolato. Ultima domanda, poi ti lascio in pace. Hai in testa un modulo di gioco oppure no? No, noi, per quello che è la mia idea, si lavora sui principi, quindi si può iniziare l'azione a 3, si può iniziare a 2, si può avere due esterni, uno più offensivo, meno offensivo, due ragazzi più difensivi e mettere due trequartisti, giocare con due attaccanti. I ragazzi devono sapersi muovere e giocare. E gli schemi ormai o i moduli, secondo me, sono una cosa da fermo, in pianta statica e non in movimento. Quindi per questo noi cerchiamo di metterli più conoscenze possibili dentro la loro gabina.